Segretario, per questa città inizia una nuova stagione con Enzo Bianco sindaco. Dalle forze sociali quale appello quindi arriva? Ma quello relativo al risanamento del comune e al rilancio della città, allo sviluppo. Quindi certamente abbiamo bisogno di alcuni provvedimenti, quale quello della individuazione della zona franca urbana, la sua realizzazione, della zona franca di legalità, che è presupposto indispensabile per avviare una politica di espansione soprattutto nel comparto del turismo, e siamo del parere che a quel punto bisognerà rilanciare il discorso sulle infrastrutture, completando l'interporto, dando vita finalmente al porto turistico a Catania, e nello stesso tempo rilanciando l'idea dell'allungamento della pista di Fontana Rossa e della costruzione della seconda pista. Bianco, il nuovo sindaco, ma anche un sindaco che ha fatto comunque importanti opere nelle scorse sindacature, ha quasi stato l'inventore dell'Etna Valley. Ora c'è bisogno di riprendere questa attività. Ma Bianco ha vinto le elezioni sulla capacità di coinvolgimento dei cittadini e soprattutto riuscendo a mettere insieme le forze sociali e gli imprenditori. Continuando su questa strada, io credo che si possa tranquillamente tentare un rilancio e si possa sicuramente attrarre nuovi investitori nella città di Catania, anche perché se si riuscisse ad ottenere la bonifica della zona industriale, impiantando la videosorveglianza e nello stesso tempo sbloccando il problema annoso dei terreni da dare in concessione agli imprenditori, io credo che si potrà fare ottime scelte e ottimi investimenti. Quindi la UIL è contenta di questa elezione? La UIL ritiene che una discontinuità serve sempre. Noi non abbiamo governi amici e governi nemici, però è evidente che l'elezione di Bianco ci lascia molto soddisfatti per via del fatto che si cambia registro, cioè a dire, rispetto a un andamento che a noi era parso molto piatto, riusciamo ad avere un'accelerazione.